Locate. Anche quello c'è un secondo vuoto. Beh, comunque. Mami! C'è anche Ara, c'è un sorpreso, c'è anche lui. Allora, io ho fatto Cheese. Scusi, non ho visto bene. Perché è così cattiva lei? Le regole del martello, eh? Per terminare la prova bisognerà pestare completamente un chiodo alla volta. Ogni volta che con il martello si tocca il chiodo o il legno della base sarà conteggiato un colpo. Il chiodo deve essere colpito solo con la parte quadra del martello, non potrà essere colpito con le altre parti del martello, e il martello dovrà essere impugnato nella parte inferiore del manico. Se il chiodo si metterà in posizione di non essere più colpito, la penalità sarà uguale a 10 colpi, che si sommeranno a quelli già conteggiati fino a quel momento. Il chiodo verrà consegnato dai giudici in mano ad ogni partecipante. Se il primo colpo fa cadere il chiodo, la penalità sarà uguale a 10 colpi e il chiodo verrà riconsegnato al partecipante. Non è consentito apportare alcuna modifica al martello e ai chiodi, senza usare quindi alcun trucco o aiuto. È vietato utilizzare dei guanti e non può essere usata la calamita del martello, i partecipanti devono essere maggiorenni. Stop? Stop. Grazie. Così almeno. Quindi, vabbè, mi ricordo che sono già piantati. No, vanno a te. Devo piantare te? Ma anche devi piantare te dal filtro, dammi in mano, dammi in mano. C'è l'assicurazione per quelli che si fanno male, Devo assicurare. Non sono vero. No, va bene, giusto. Vabbè, allora dopo. Vabbè, c'è anche la Croce Rossa, se caso sia. No, non voglio portare sfortuna. Non voglio portare sfortuna. Bello è farli contro e contro. Anche uno. Tre lo butti giù. I chiodi quanto sono lunghi? 7 centimetri. Ah, però. È a parità di colpi contro. È che la rimbalza. Non ha più, cioè, capito? Capito? Fai così, vai per tutti. Sì. Bene, il posto dov'è? Lì, penso quella trave lì. Quella lì. Ok. Ma viene alzata, sì. No, penso sia altezza terra. Altezza da terra. Grazie Maria. Grazie Graziella.
questo te l'hanno pagato e poi hanno tutto. Moretto, com'è? È buono il panino? E vai. Brava. Ma non cade mai? Però. Allora Giuliano, ma perché fanno di un po' morire? Dopo mezz'ora così cosa succede? Si va avanti. Allora, è buono questo panino? No, sto facendo il video. Eh sì, lo merita. Giuliano, dietro Moreno? Francesco, visto che puoi fare il gioco, puoi dire una cosa sola a tutti quelli che sono qua. Brava, non ti fermi mai. Allora, bravissimo. E chi è il pilonato che fa la testa? Brava, Giuliano. Se ti stai cercando sei lì a prendere la via. Ricordiamo Maria che ha sempre debito di vespensione. Ma è uno alla volta, no? Sì, no, ma dobbiamo Maria che si prende di vespensione. No, dico uno alla volta, cioè. Oh. Due. La nostra partente questa sera non è stata un'altra cosa. Brava! Nel frattempo siamo stati fortunati oggi questa sera perché il tempo è stato veramente nei nostri confronti, abbiamo visto che è andato per la serata, sicuro che è riuscito a fare lo stesso. Quindi stasera dobbiamo essere grati un po' a tutti noi stessi per quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo. Un ringraziamento particolare ancora a tutti i ragazzi che si stanno adoperando per sistemare i giochi e per far sì che questo taglio continui a fare avanti, seppur con qualche difficoltà in generale senza problemi. Questo sia per i ragazzi di Lonato, sia per i ragazzi anche degli altri paesi che ci mettono una buona volontà. Grazie a tutti. Tre colpi? Se era figo lo faceva con me, l'ha fatto con tre. Ha voluto farti vedere. Ma i casi sono già prepuntati dentro. Di solito io non uso neanche il martello. Addirittura. Quindi, è mezzo chiodo dentro. Sì, ma non si usa troppo. Vale? Ma sono facciamo un giorno dentro.
Due colpi. Quello lì, 10 minuti, 7, 8, 12, 26, 98. Io do l'approccio, se facciamo prima quello del punta la gomma o facciamo prima quello del chiodo? O prima punta la gomma? Non è differente quanto quello a Catenaia, di chiodo stesso. Se non sei capace... È piatto? È il martello che può. E chi porta il martello che è in gamba? Chi lo usa? Ah. Due. Com'è? Non ci sono io.
Non gareggia, ho visto che hai una bella mano. Tanti colpi, io mi devo raccontare il sacco. Allora? Quanti non servono? Uno, due. A che ora inizia? Stiamo controllando che ci siano tutti. Anche il tuo nome è tutto. Che bello, carino. Ah, che cosa? Sì, ne infatti. Però, ah, ecco. No, si stanno allenando. Sono delle prove. Sì, sì, dopo quando finisce. Ma quando iniziano? Adesso. Ah. Allora, sì, allora è meglio andare di là. Wow, che bel fumo. Wow, che fumo. Bello. Ancora un'altra, grazie. Vai. Sì, dai, vai. No! Eccezionale, grazie. Sì, ricordate che prendi quando picchiano così conferma se capisci qualche cosa. Dove lo portano? Fregano la trave. Ma cos'è? Di scorta? È di scorta questa. Così ci viene da Ah, ecco, la gara è qui. Ah, ah, va bene. Ok, ok, ok. La gara mi dicono che è qui. Grazie, proprio. Ok. Vai, così. Vediamo se mettono di spa.
spalle di qua, se si mette le spalle di qua o di là. Ma sì, girato di le qua. Spalle, guardate di qua che così vi prendo in faccia, o no? Perché altrimenti... Marco, quando iniziamo portiamo il calcio qua. Ah, ecco, allargano un po', bravi. Cheese. Guardate secondo. Attenzione, ci stanno, va bene? Però qua sono proprio fuori centro. E allora se non c'è gli occhiali non fa più. Se le regole le metti, poi che c'è? Il chiodo di scheggia. Dov'è la
Stanno discutendo cosa? Le regole? Thank you.
Allora, l'attesa è lunga. Al fuoco! Wow! Sì. Anche qui. Adesso si può. Oh, forse si fa. Forse si inizia. Abbiate? Scusa. Scusi, se si mette da là la prendo in faccia. Non fa niente, non ci vedo se ci vedo là, non ce l'ho in faccia. Non la dice, è più importante. Va bene. Come dire? Mi prende di qua. Chiedi permesso di là. Così poi fai il giro di là per. Allora, se, mi aspettate. Aspettate 2 secondi. Chiedo scusa che hanno cambiato. Maglietta verde. Che picchiano già. Permesso. Mi hanno detto che mi autorizzate, grazie. Qui. Oh. E mi hanno mandato di qua. Non so. Perché di là li prendo, li vedo in faccia. Faccio il giro turistico. Ciao a tutti. Conto allora. No, momento. C'è una gentile signora qui che. Il fischio è partito. Aspetta, un momento. Ecco il primo chiodo. E però non vedete tutto. Ok. Secondo chiodo. Ma la signora deve stare lì? Sì, deve passare di quarto chiodo. Ma allora riprendo il gentile sederino della signora. Dove deve andare? Tonella, sposati un po'. No, altrimenti vado. Altrimenti faccio così, va. E così lo vedo bene. Ah. Primo concorrente ha finito i chiodi, l'ultimo, ok, parte il secondo concorrente,
Quindi siamo a 10, 11, 12esimo chiodo. Quasi esauriti i chiodi per abbiate. Il penultimo, l'ultimo chiodo. Ok, abbiate finito la prova, complimenti, un applauso. 1:31.72. Allora adesso si prepari l'onate, tocca l'onate. In media di 5 a chiodo. Sì. Però il primo era quello che devono puntare. L'onate è già pronto. Siamo alla punta dei chiodi. Storia pleasure, contiamo. Sono 10 chiodi ad ognuno. Ok, primo chiodo in mano, siamo pronti. Aspetta, aspetta, da lei il via. Non è dentro. Ok. Si è scontato. Partito l'onate. È buio. Quarto chiodo. Finita la prova per l'onate, un applauso! 10. Ma sporco come però? Sporco come? Bisogna vedere cosa qual è la. Allora andiamo avanti, adesso tocca a Locate. Si disegno gli occhi. Ragazzi di Locate che pestano il chiodo. Eccoli. Se li metti lì, ecco, disegnano gli occhi sul martello. 10 colpi, se poi viene ricompensato. Allora, 10 che sono colpi saltati, sì, poi non la colpi, adesso come l'altro. Cioè, se è solo 10, se è sorte di loro. Non riesci più a colpire, tipo se sia la L. Allora, ti picchia, se lo cazzo. Siete pronti? Siete? Uno, anche io? Sì, sì, sì. Partita la prova di Locate.
primo chiodo è andato senza problemi, ecco il secondo chiodo. Se si mette a stop non riesce più a raddrizzare. Il colpo per addrizzare poi il colpo. Il calcio sarà un'ottima sua prova. Il primo concorrente sta quasi finendo i suoi colpi. Tra l'altro devo dire l'unico che ha messo i chiodi tutti in fila da maniera opportuna, quindi. Purtroppo l'estetica non conta, mi dicono, però sarebbe un valore di punto per il punteggio. Ecco il passaggio al secondo concorrente, inizia a pestare al primo chiodo. Bravo! Secondo chiodo. Possiamo partire allora. Aspettiamo il giudice che dal via. Al fischio del giudice partite. Primo chiodo, un po' di difficoltà. Andiamo a cenare, che nessuno ti può. Secondo chiodo. Turno dei consigli. Bravo! Primo concorrente ha vinto la prova, adesso c'è il secondo concorrente. Tre colpi per il chiodo. Tre anche questo. Bravo! Vediamo chi riesce a farlo in due. Questo in due addirittura, complimenti! Tre colpi. Mazza Deo. Benissimo chiodo. Ed ecco l'ultimo chiodo. È spuntato. È spuntato, manca la testa. Abbiamo fermato il tempo, quindi c'è il tempo di riprendere, ok? Ecco il tempo. Complimenti, grazie al secchio. No,
tocca a Gornata adesso. I rappresentanti di Gornata se vogliono prendere posto in campo di gara. Intanto volete fare delle prove? Basta, ha detto che lo picchia bene. Dichiarazioni sono quelle. Dico per testare la durezza della trave, la capacità del martello. Bam! Fini in fondo. Siediti sulla trave lì. Con la fortuna che ho avuto. Si è perso, Francesco. Ecco parte Gornata con il primo chiodo, Marco 5 con il primo chiodo. La media dei colpi è sostanzialmente quella degli altri concorrenti, quindi anche tornato in linea con uno dei colpi degli altri concorrenti. Adesso vediamo come è finita la prova. Intanto continua il primo concorrente. Ok, passiamo al secondo. Ho visto delle dita per un momento saltare. Ok. Quello è storto però. Il tuo dire è stato storto, questo è saltato. Via, via! Vediamo come procede la prova. Vediamo il giusto che stiamo per la parte. Commenta tu, io non vedo più niente. Vai! Bravo. No, per concludere Venegono è l'ultimo? L'ultimo, gli atleti di Venegono. Dove sono gli atleti di Venegono? Se volete fare delle prove, potete girare la strada, lo fate voi. Ma basta girarla, no? Com'è? Di qua? Oh, caspita. Un pezzo di trave che qua privo di soldi filati. Di qua non si vede. Soprattutto che sia la luce, perché io si fa più tanto vedere. Non si vede tutto.
si vede la sirena di questo video. Volete fare una prova? Ok, senza problemi, senza problemi. Allora, teniamo fissa il giudice di gara. Stanno consultando il conteggio del numero di corsi del concorrente precedente. Vediamo se tutto è a posto. Possiamo partire. Partiamo con la prova, aspettiamo il fisso del giudice di gara. Ok, inizia la prova per il giorno. Primo chiodo andato, secondo chiodo senza problemi, terzo chiodo con tre colpi. Chiodi stanno andando avanti tranquillamente, vedi tra l'altro. Tre colpi di media per ogni chiodo, quattro in questo caso. Cambio. Si passa al secondo concorrente. Vai Fabio! Altri 10 chiodi. Siamo quasi addirittura d'arrivo. Ancora un paio di chiodi. L'ultimo, ecco l'ultimo chiodo per Domigono. Ecco Venegono, finisce la prova, un applauso a Venegono. 1.40. Wow. Non starei a... Cheese, bravi! Stavo dicendo che non cambia la classifica, ma non cambia la classifica. La contestazione che mi hanno fatto prima, quindi quello che ho detto, non cambia niente. Tanto esatto, poi glielo diciamo noi. Ma io non so, perché anche tutti erano tremendo, ma tanto non cambia la classifica. Siamo anche nelle sue diverse, loro non lo sanno. Ma tanto non lo sanno. No, ma stiamo dicendo ancora una cosa. Allora, se fa... Al quarto posto Vengono,
al terzo posto Abbiate, al secondo posto Donate, al primo posto Castelsepio. Castelsepio, secondo posto. Al terzo? Al terzo posto abbiamo Abbiate, quarto posto per Benedono, quinto posto Locate, sesto posto Donate. Vai! Complimenti a tutti, soprattutto per non aver saltato saltare nessun dito, che questa è la cosa principale. Anche per l'ambulanza stasera non si può dove, quindi. Allora adesso partiamo subito col secondo gioco in programma questa sera. Vedo già la gente che si è serpata vicino al campo di gara. Di là andiamo. Di là. Il servizio di astronomia chiude alle 10:30. Ah, ok. Allora, così se c'è qualche problema almeno lì al centro. Servizio di astronomia fino alle 10:30.